considera l'attività investigativa per lo Stato fatta da un dottoretto, ed è vero, mi è condivido con lui il rammarico, la sofferenza di averlo oggi al mio fianco, ma non è rappresentante del settore privato. Però insomma, oggi è molto in voga l'apporto pubblico-privato per migliorare qualunque forma di raggiungimento degli obiettivi che sono prevalentemente pubblici, per cui auspico che davvero la tua esperienza possa rimanere canalizzata verso la ricerca della verità, così come sempre fa. Io mi auguro un rito con tutti che suscitano, mi richiamano, sarei ancora in tempo per fare qualcosa, però. Carlo Sanzani è d'accordo, io mi avvierei adesso una fase ancora abbondante di riflessione, però alle 17.58 qui dietro nell'aula del Parlamento ci sarà la memoria del Parlamento con un minuto abbondante di stop ai lavori per commemorare, ricordare il giorno di 25 anni fa. Poi se siete d'accordo e se non dovete scappare, io mi avvierei verso gli ultimi interventi per poi invitarvi a rimanere sulla balconata e partecipare insieme. Aspettate l'invito che sto facendo sempre, se evidentemente vi va di fango e se avete tempo per poterlo fare. Ecco, in questo senso mi piace appunto poter dare la parola al mio collega che oggi ha sostituito il collega De Gennaro, che c'è stato un parlamentare per due legislature e quindi ha vissuto da qui dentro anche quegli anni, per cui la tua esperienza è davvero importante, fatta proprio qui nella casa dove sei stato per tanto tempo. Sì, vorrei dire che non era previsto ovviamente la mia partecipazione a questo legislatore, a questo incontro, e quindi diciamo, mi sono preparato, però gran parte del libro che mi è stato dato solo ieri, e vorrei soffermarmi proprio su questo tema per dire che non per dire che è stato un libro straordinario che mi ha arricchito moltissimo. Ho letto molti libri sulla strada di Radice e di Aramelli, ma pochi libri hanno affrontato temi che altri hanno trascurato, e quindi vorrei ringraziare proprio Carlo Sanzani per aver fatto questa ricerca che colma delle lacune. Dico in breve quali sono i punti che mi hanno interessato più degli altri. Innanzitutto qui c'è un problema che riguarda il rapporto di Falcone con quelli che stanno nel ministero, che può sembrare una grande importanza, invece è molto importante, perché quando è arrivato al ministero non credo che lui abbia trovato un'atmosfera favorevole, ma ha avuto dei grandi problemi che, contrariamente a quello che qualcuno dice, lui ha avuto dei problemi anche con la sua principale collaboratrice, che si chiama Ferrara. Tant'è vero che Falcone, quando si è trattato di fare le sue professioni, di dare i suoi documenti riservati, che ha dato gli anni lì, nel luglio del 1991, e non ha lasciato nessun documento alla Ferrara, che invece ha sostenuto che qualcuno non abbia mai avuto dei documenti segreti. Io ho letto la sua dichiarazione. Quindi questo aspetto è un aspetto molto importante, anche perché secondo me va bene Carlo Sanzani a puntare tutta l'attenzione sull'ambiente ministeriale, perché la questione della palma al ministero è una questione che esiste, che non è stata risolta, perché certamente Giovanni Falcone aveva dei rapporti difficili all'interno del ministero, ma non si può pensare che Cosa Nostra avesse dei propri referenti, aveva dei referenti, ma erano degli uomini che stavano attorno a Falcone. Quindi questo è un aspetto che io ritengo molto importante, e quindi questa parte viene trattata con grande bravura e grande maestria. Ecco. Anche la parte che riguarda per esempio l'arrivo al ministero
del rapporto sugli appalti non è una distrazione di Gianmanco, quello di mandare un rapporto sugli appalti che non c'entra niente, ma è stato un modo per delegittimare, cioè si è voluto dire Falcone, nonostante si sia allontanato da Palermo, continua a indagare su cose di cui non si dovrebbe occupare. E questo è un fatto che fece, che mandò su tutte le furie Giovanni Falcone, il quale scrisse su un suo appunto che doveva incontrare Gianmanco, ma non perché era amico, perché sicuramente doveva rimproverarlo per aver fatto una cosa di questo genere che alimentava il clima di ostilità attorno a lui. Poi un'altra cosa che mi ha anche impressionato del libro di Carlo Sarzana è per esempio la parte che io non ho visto trattata in nessun altro libro, che riguarda la manipolazione dei documenti di Falcone, che erano alcuni erano fuori dal ministero, ma altri erano un ministero. Ora anche qui insomma, cioè noi abbiamo parlato di Cosa Nostra, di fatto bene a non occuparsi di quelli che sono stati condannati, ma a chiedersi chi ha manipolato questi documenti informatici che erano sicuramente al ministero e che sono stati manipolati in giorni precisi secondo le perizie fatte da Genchi e da Petrini, perizie che sono sconvolgenti perché questi indicano proprio l'ora e il giorno in cui sono stati manipolati questi documenti. E quindi su questo perché non si è fatto un'indagine, non la doveva fare Carlo Sarzana, il quale Sarzana lamenta delle inerzie da parte dei pubblici ministeri, soprattutto dei procuratori di Caltanissetta. Ora, non perché sta accanto a me l'amico Tescaroli, certamente Tescaroli è stato uno dei più bravi e più coraggiosi, ma credo che abbia avuto anche dei problemi lui per quanto riguarda i processi che stava istruendo, perché mi sembra di aver letto nei suoi libri che alcuni di questi processi erano stati tolti, insomma comunque ha avuto dei problemi da parte di chi conduceva gli uffici. Ecco, Sarzana mette in evidenza un punto che a cui nessuno ha mai dato una risposta, ma queste inerzie dei procuratori della Repubblica di Caltanissetta nel non interrogare né Falcone e né Borsellino, che avrebbero avuto molte cose da dire, è stata una negligenza volontaria o una negligenza dovuta a colpa. E giustamente dice Carlo Sarzana, perché il procuratore generale della Cassazione, il ministro della giustizia non ha iniziato un'azione disciplinare nei confronti di quei magistrati che avrebbero dovuto chiamare il Falcone per se, anche Borsellino, che aspettava di essere sentito per parlare delle cose che sapeva e che avrebbero chiarito molti aspetti di questa vicenda. Quindi io credo che diciamo, effettivamente il libro di Carlo Sarzana è un libro molto interessante che si occupa di problemi e di temi che sono trascurati da altri. Io vorrei anche ricordare che subito dopo la sua deposizione, vedi, è stato trovato ucciso nel suo appartamento con la testa fracassata. Secondo me anche questa morte non è casuale, perché lui aveva fatto delle accuse ben precise, cioè circa il fatto che erano stati manipolati gli strumenti informatici, come li chiama Carlo Sarzana nel suo nell'ufficio di Falcone. Ecco. Credo che purtroppo non si può più fare affidamento sui processi pendenti davanti alla procura di Caltanissetta, non per mancanza, ma perché passeranno anni 10-15 anni, cioè l'unica speranza di conoscere la verità è affidata alla bravura, alla capacità e al coraggio di persone come Carlo Sarzana, la cui ironia amara diciamo, percorre tutto il suo racconto,
che però ci offre degli spunti di verità che sono completamente trascurati da altri scrittori, e dei quali gli spunti, io lo ringrazio perché effettivamente anche il riferimento all'opera che ha fatto Carlo Palermo all'interno del Ministero e all'interrogazione che ha fatto Carlo Palermo, che chiedeva proprio queste cose, cioè chi, quale interesse Falcone aveva urtato non a Palermo, ma all'interno del Ministero, e cosa è successo dei documenti che erano all'interno, ha sempre chiesto Carlo Palermo, senza avere risposte esaurienti da parte del ministro Martelli. Che fine hanno fatto questi documenti? Insomma, cioè, ecco, credo che questi sono i veri problemi, perché è inutile parlare di forze esterne a Cosa Nostra se poi non si fa uno sforzo per capire chi sono. Bisogna cercare di individuare almeno alcuni di questi soggetti, avere, osare anche di sospettare su persone insospettabili, secondo me, perché qua altrimenti non si arriva alla verità vera, storica, che è importante, secondo me, per cercare di risolvere questi problemi. Quindi concludo dicendo che chiedo proprio a Carlo Sarzana di proseguire questa sua ricerca e di aiutarci a capire, lui che è stato proprio al Ministero, che se non erro è stato anche in qualche modo vittima di una specie di mobbing, almeno io ho letto nel libro di Renzo Erasmo Lombardi, che lo stesso Carlo Sarzana aveva detto. Io questo lo so con certezza, quindi non mi guardi con pazienza. Quindi aveva subito un po' del mobbing, una ostilità da parte di quelli che erano dentro il Ministero. Ora, tutto questo credo che sia per me importante, quindi esprimo la mia gratitudine e il mio apprezzamento per la ricerca fatta da Carlo Sarzana, e credo che sia opportuno per molti che vogliono conoscere la verità leggere questo libro, che io ho letto velocemente, l'ho ricevuto soltanto ieri, e che sicuramente colma molte delle lacune che proprio derivano dal fatto che in un processo queste cose non vengono proprio spiegate, invece bisogna affrontarle. Grazie.